perché devono essere per forza svuotati i centri storici? Perché? Io sono convinto che chi prenderà casa di mia madre, ma che ne sa? E che ne sa di come era fatto quel palazzo, di quello che c'era, di come si viveva, del calore? Che ne sa? Non ne sa niente lui. Non potrà mai raccontarlo a nessuno. È proprio bella sta piazza. È roba mia, oh, è roba mia. Il concetto, ti è chiaro che è roba mia. Era mia in tutto, anche nel rispetto, come trattavamo sti posti. La gente che adesso ci sta a Ponte de Nona, né più né meno. Era quella la gente che stava qui. Poi piano piano, capito come, hanno cominciato a raggrupparla sempre. Era estate, credo, era caldo. E niente, siamo venuti qui che speravamo, ah, chissà come sarà, perché venivamo da Torbella Monaca. E quindi, sai, un'altra zona un po' così. E quindi speravamo, sai, una zona nuova magari. Invece, vabbè, è stata un po' la seconda Torbella Monaca, che era la seconda Centocelle. Poi quello è il giro, alla fine. Vabbè, che serviva il laghetto alla fine? Per raccogliere l'acqua piovana? Io ho sentito dire che serviva per raccogliere l'acqua piovana, il sistema di irrigazione dell'impianto dei giardini. Non E adesso come vengono irrigati i giardini, questo non funziona? No, vengono irrigati. possibile che non se ne accorgono che è tutto distrutto, non vengono a fare un po' di manutenzione? Ma se ne accorgono, ma loro secondo me pensano dal punto di vista che cioè, noi l'abbiamo fatto, abbiamo fatto Caruccio, loro l'hanno rotto, saranno già.